Un flash mob statico e nel rispetto delle norme anti-Covid per chiedere più attenzione verso la categoria. Lo hanno organizzato i tassisti pavesi assieme a CNA Pavia, giovedì mattina davanti alla stazione ferroviaria all'interno della giornata di mobilitazione nazionale del comparto. Solo nel pavese il calo del fatturato a causa del Covid si è assestato sul 60%. Ora i tassisti chiedono alle istituzioni un contributo di solidarietà e la possibilità di vaccinarsi, così da poter lavorare in sicurezza. Beh, i motivi sono principalmente i motivi economici. Siamo una categoria che durante tutto quest'anno ha perso oltre il 60% del proprio fatturato e poi in questo periodo è periodo di vaccini. Quindi siamo qui a chiedere magari una deroga, un aiuto a far rientrare persone molto giovani, per esempio come me o altri miei colleghi tassisti, in quella che è il piano vaccinale, perché è un lavoro come tanti altri, ma a contatto, stretto contatto con la gente in un ambiente molto chiuso e quindi a rischio, molto a rischio. CNA, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, ha sottolineato la necessità di creare un fondo per aiutare il settore del trasporto pubblico non di linea, oltre a quella di garantire un anno bianco fiscale e contributivo per gli anni 2021 e 2022. Nell'immediato, spiegano dall'associazione, occorre però dare il via libera alle vaccinazioni per i tassisti, che devono venire riconosciuti come categoria prioritaria. Fondamentalmente anche questo è il tema, in quanto, come diceva appunto Alain, il contatto dentro un'autovettura, le distanze sono ovviamente ridotte. E avere la possibilità di avere una vaccinazione privilegiata per loro metterebbe nelle condizioni di massima sicurezza gli autisti, i conducenti che sono ovviamente più giovani e quindi non sono ancora rientrati in quelle che sono le fasce di età che hanno già avuto il vaccino, e quindi consentirebbe loro anche di lavorare in maniera più serena, tranquilla, anche se c'è da dire che comunque hanno sempre rispettato quelli che sono i protocolli che sono stati dettati dall'Istituto Superiore di Sanità e l'hanno sempre fatto, lo faranno ancora, ma avere anche una vaccinazione sarebbe appunto un motivo in più di garanzia.